Prugna contro Setinia. Parte la rincorsa di Prugna nell'angolo in basso alla destra del portiere serbo, passa l'Empoli a Pomigliano, il gol è di Cecilia Prugna. Nel primo tempo ha cercato una soluzione di precisione rischiosa Prugna, perché si era tuffata bene. Parte la rincorsa di Asia Bragonzi. Setinia è immobile al centro della porta. Bragonzi col destro e sfonda per il 2-0 dell'Empoli. Due calci di rigore. Prima Prugna, poi Bragonzi. L'Empoli è avanti a Pomigliano per 2-0. Da una doppia decisione arbitrale che ha mandato per due volte dal dischetto. Dice l'arbitro, il pallone non è uscito, lo raccoglie Tudisco. Altro cross, dentro, colpo di testa, intervento ritenuto regolare di Brsic, che aveva le braccia incollate al corpo. E anche Giusi Moraca con una nuova acconciatura. Praticamente Moraca entra al posto di Banusic. Fusini, un quarto d'ora al termine, ma ci sarà da recuperare. Fusini non riesce ad andare avanti, pallone orizzontale sostanzialmente regalato a Monterubiano. Bragonzi traversa, che occasione per l'Empoli. Il recupero palla di Bardin e ha calciato a botta sicura Asia Bragonzi, che è anche un po' scivolata con il corpo all'indietro e ha colpito. Mella va da Bardin. Derita sbaglia tutto, palla regalata a Salvatore Rinaldi, il pallonetto per il gol che dimezza lo svantaggio del Pomigliano, ha segnato Giusi Moraca. 1-2, accaduto. Salvatore Rinaldi tocca, Moraca dai giri giusti al pallone che si spegne alle spalle di Capellini. La rimessa è nuovamente per le padrone di casa, palla scaraventata in area, rimane lì, cerca di coordinarsi per la rovesciata a Tudisco. Cox, 2-2, la riprende il Pomigliano all'ultimo respiro, quando nessuno ci credeva più. 2-2, Daniel Cox, doppio vantaggio. Questo è il piazzato praticamente di Daniel Cox, quasi un rigore in movimento. La posizione è un po' più arretrata rispetto del pareggio. Finisce così, un romanzo, Pomigliano-Empoli da 0-2 a 2-2 nel primo tempo, due calci di rigore.